mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Michael, che mi chiede di parlare del film del 1995 del mitico Tom DiCillo, assistente di Jim Jarmusch, appunto un altro indipendente newyorkese, si gira a Manhattan con uno strepitoso Steve Buscemi nel ruolo di Nick Reeve, questo regista appunto indipendente a basso costo che cerca di girare il suo film e che in realtà si troverà tutto contro, dal budget irrisorio agli attori che gli rompono il cazzo fino al catering, passando addirittura per tutti i problemi di produzione e anche insomma sogni assurdi, paranoie e amori che girano intorno a questa nascita, appunto a questa creazione di questo film. Di più non vi voglio dire, perché secondo me è un film che hanno visto veramente in pochi, più che passa dal bianco e nero al colore a seconda se sia un sogno o la realtà, tutto questo starà poi voi a vederlo. Quello che colpisce di Tom DiCillo, che era rimasto malissimo del flop di Johnny Suede, che è un grandissimo film, suo esordio del 1992, che andai a vedere al cinema, e Tom DiCillo è un regista così, è un regista alla Jarmusch, un regista libero, infatti il film è ambientato a New York, è un classico quasi film autobiografico, infatti il nostro ha scritto la sceneggiatura ispirandosi al fatto dei 4 anni che gli ci sono voluti di lavorazione per portare alla fin fine Johnny Suede, fra tutti i problemi che ha avuto, e questo film lo rifà chiaramente a livello satirico, a volte a livello grottesco. È una commedia fantastica, una metacinematografica che racconta veramente il cinema indipendente americano di quei tempi, lo fa con grande classe. Poi fantastico quando citano Tarantino e lui si incazza perché gli dice "Essi amico". È un film veramente forte, tutta la prima parte che sembrerebbe il film in bianco e nero, poi è un sogno, poi si risveglia. Guardate questo film perché secondo me è un'opera di quelle che non se ne vedono quasi più, ormai la commedia americana è anestetizzata dalle cazzate, è rarissimo qualcuno che si butti a fare questo cinema così underground, indipendente, newyorkese, appunto nel sangue. Tom DiCillo è un regista bomba, ha fatto qualche altro film tutti da vedere, secondo me Tom DiCillo è un grande, è uno di quei classici registi che monograferò anche se hanno fatto 6-7 film, perché è uno di quelli che se lo merita veramente. Ecco, ora mi è venuto proprio in mente, sì lo monograferò perché se lo merita, il grande DiCillone che io ho sempre amato. Quindi che dirvi di più, questo Si gira a Manhattan è freschissimo, è divertentissimo, è un film che fa ridere, fa riflettere, fa capire anche insomma le condizioni del cinema indipendente come sono poco cambiate, se non addirittura peggiorate. Quindi il link provo a metterlo qui sotto, perché io lo c'avevo solo in VHS questo film, sono tanti anni che non lo vedo, ma mi è rimasto molto impresso. Steve Buscemi ha detto geniale, e quindi che dirvi di più, link è qui, ho detto mi piace, iscrivetevi al canale, le solite cazzate, e cercate di recuperare il film di Tom DiCillo, perché è uno di quelli che fa commedie indipendenti vero, le fa con i suoi soldi, ci mette decenni per fare un film, ma quando lo fa insomma l'attesa è sempre ripagata. Ora è una vita, è un fan film, speriamo bene insomma che almeno il DiCillone ci ritorni a lavorare in come il buon Jarmusch negli ultimi tempi è riuscito a fare, sempre che il Covid ce lo permetta. Quindi qui sotto Si gira a Manhattan, a voi guardare una delle commedie più interessanti comunque degli anni 90, una delle più originali e sicuramente di un regista dei più sottovalutati di tutta la storia del cinema americano.